Presidente, è appena passato Ferragosto, lei sembra tranquillo qui seduto alla scrivania, ma in realtà se qualcuno chiama voi dovete correre alla spiaggia di Vernazzola. Ma che succede alla spiaggia di Vernazzola? Ma in realtà succede che da una decina di giorni a questa parte c'è uno spazio aperto riservato ai disabili che possono andare a fare un bagno con tutta l'attrezzatura messa a loro disposizione. E quindi una vera spiaggia attrezzata affinché loro possano usufruire di questi bellissimi posti che abbiamo a Genova e in Liguria. Il nostro intervento straordinario, come lo definivi tu prima, è relativo soltanto a se ci fossero dei momenti di mareggiate o di cattivo tempo, condizioni climatiche avverse in cui dobbiamo intervenire rapidamente per togliere la passerella e, come dire, non farla prendere da eventuali mareggiate. Il nostro obiettivo poi è quello di essere utili alla comunità e quindi attraverso in questo caso la cooperativa Villa Perla Service che si occupa della pulizia di tutto il litorale ligure, genovese, delle spiagge libere, dà possibilità di lavoro a parecchie fasce deboli e in questo caso anche, come dire, dà un servizio per le fasce deboli che ne hanno bisogno. Un'iniziativa che voi vi augurate non si fermi solo a Vernazzola. Ci sembra una bellissima iniziativa in cui noi siamo stati, come si dice, molto felici di essere stati coinvolti. Speriamo che non si fermi a Vernazzola, che ci siano anche altre aree che siano coinvolte in questo tipo di attività, che crediamo siano utili per la cittadinanza.